8 ore di sciopero per tutti i turni alla Richetti S.p.A. Sant'Atto per protestare contro l'imposizione del sabato lavorativo durante i mesi estivi. L'azienda, recentemente acquisita dal fondo di investimento Green Arrow, ha dato un chiaro segnale del nuovo corso, dimostrando, secondo i sindacati, di voler risparmiare sul costo del lavoro. Dopo aver atteso fino a giugno per il piano ferie, i lavoratori della Richetti si sono visti imporre, nel giro di una settimana, l'obbligo del sabato lavorativo, proprio nei mesi più caldi dell'anno, luglio, agosto e settembre. Allora, i lavoratori di Sant'Atto, della Richetti di Sant'Atto, hanno sempre lavorato il sabato a straordinario, quindi con la maggiorazione del 45% prevista dal contratto e anche con degli incentivi di 50-60 euro a seconda del turno sul quale erano impiegati. Quindi c'è una disponibilità dei lavoratori a farsi carico delle necessità produttive, ma quello che è cambiato è che il sabato è reso obbligatorio per i mesi estivi, utilizzando uno strumento che il contratto nazionale prevede, ma non utilizzandolo appieno, perché per esempio non si va a programmare il recupero di quelle 8 ore in più che si applicano il sabato e che non vengono più pagate a straordinario. I sindacati hanno tenuto a precisare che solo alcune settimane fa, in un incontro con le segreterie territoriali di FlyCGL e WillaWill, l'azienda negava vi fossero previsioni e obiettivi di produttività tali da giustificare l'esigenza di una modifica dell'orario così gravosa nei mesi del caldo estremo. Questa richiesta ci è piovuta a ciel sereno, perché fino a qualche mese fa ci dicevano che avevano efficientato lo stabilimento del 20% e quindi avevano recuperato un 20% di produzione. 2 settimane fa ci diceva che non era necessario lavorare di sabato, ci siamo ritrovati con la calendarizzazione di tutti i sabati estivi. Solo che si sono dimenticati pure di programmare i riposi, quindi oltre a pagare meno i lavoratori, li obbligano, li vorrebbero obbligare a stare tutta l'estate dentro l'azienda. Se non ci saranno delle risposte da parte dell'azienda, voi cosa farete? Se non ci saranno risposte dalla parte dell'azienda, vorrà dire che i primi giorni della prossima settimana faremo un comunicato dove bloccheremo la flessibilità, poi vedremo.